Papà, dov'è la mamma? Non riesco a trovarla da nessuna parte. Che è successo? Papà, ho paura. Dov'è la mamma? Ti prego, mi aiuti a trovarla? Tranquilla, lei starà bene. Deve stare bene. Papà, ti ho preparato la cena. È la tua preferita. Natsuki, ho trovato questo nel tuo zaino. Sai dirmi cos'è? È un manga. Ha una storia davvero bella. Parla di... Non voglio che tu legga simile spazzatura, siamo chiari? Ma... mi rende felice. Non ti rende felice. Ti fotte il cervello facendoti credere che la vita sia fatta solo di felicità. Non voglio più vederli, chiaro? Papà, ti prego, non piangere. Non li leggerò più, promesso. Papà? Pensavo lavorassi fino a tardi oggi. Mi hanno chiesto di lasciare la compagnia. Sono stato licenziato. Come? E adesso come faremo? Non lo so. La casa, il cibo. Come potremo tirare avanti? Non lo so. Ma dobbiamo fare qua... Ti ho detto che non lo so! Lasciami. Lasciami da solo. Non ti voglio qui vicino a me. Lasciami da solo. Natsuki, dobbiamo parlare. Ci sarebbe tantissimo di cui parlare. Su, inizia pure. Ascolta, so che il rapporto tra di noi è deteriorato. Ma sto facendo di tutto per provare a migliorare. Solo che è così dura. Dura? Non importa quanto sia dura. Ti ricordo che hai una figlia a cui badare. Ci sto provando. Davvero. Non mi pare proprio. Io voglio che torni il vecchio te stesso. Le cose non possono continuare così. Io ce la sto mettendo tutta per aiutarti. Perché allora mi tratti in questo modo? Perché mi ignori, per la maggior parte del tempo, salvo quando mi urli addosso? Te l'ho detto, non c'è una ragione precisa. Devi imparare ad accettarlo. No! Deve esserci una ragione! Non sei più il padre che amavo. Sei come un estraneo. Tu non sei più mio padre! Ai! Come ti... Basta! Io non voglio più vederti! Mai più! Natsuki, aspetta! Perché siamo finiti a questo? Perché non sono in grado di essere un bravo genitore, come lo eri tu? Mi manchi tanto. Se solo tu fossi qui allora, Fuyuki. Sono sola. Mamma, vorrei vederti un'ultima volta. Chiederti cosa devo fare. La mia vita ormai è alla deriva. Perché non possiamo tornare ai momenti felici? Perché c'è solo tutto questo odio? MC, vorrei vederti, ma non posso caricarti di tutto questo. Doki Doki Literature Club Act 3 Natsuki Root Ending Just Another Moment With You. Mi svegliai in lacrime. Cos'erano quei sogni? Non potevano essere frammenti casuali. Erano forse i ricordi di Natsuki. Ma allora... perché? Perché li avevo visti? Perché avevo provato le sue stesse sensazioni? Fuyuki. Era questo il nome della madre di Natsuki? Una ragazza come lei, ma con gli occhi azzurri. Stesso nome. Stesso aspetto. Qualcosa non va. È dall'inizio di questa storia che qualcosa non va. Ma questo è il momento in cui devo essere io ad agire e non rimanere in balia degli eventi. Natsuki vorrebbe tornare in un momento felice della sua vita. Come immaginavo, il problema che la sta logorando non viene da Monica o da fuori questo mondo, ma dalla sua vita.
quanto può essere stato sadico il nostro creatore a darle un passato simile. Nonostante queste parole, c'è poco che possa davvero fare. I giorni passarono, e con loro le settimane, i mesi. Prima che me ne accorgessi, iniziò un nuovo anno, senza che io potessi fare praticamente nulla per migliorare la situazione. Nonostante tutto questo tempo, il gioco continuava e il finale rimaneva ancora lontano da noi. Provai più e più volte a scoprire dove abitava Natsuki per andare a parlare col padre, ma in un mondo dove non esistono nemmeno i cognomi, come potevo fare? E se provavo a toccare l'argomento con Natsuki, beh, lei semplicemente lo sviava o se ne andava via. I sogni su quei frammenti del suo passato erano sempre più frequenti e ravvicinati. Spesso, molto spesso, quando eravamo fuori, la vedevo scrutarsi attorno, come a controllare che nessuno ci seguisse. Ma suo padre non si fece più vivo. Alla fine passò un anno esatto da quando Natsuki si trasferì da me. Il tempo in questo mondo è relativo, probabilmente nella realtà non sarà passata più di qualche ora. Ma qui il tempo scorre diversamente. Oramai avevo capito a cosa fosse dovuta la scelta in Araku di cancellarmi i ricordi di Sayori. Se davvero avevo già salvato la ragazza, quanto tempo ci potevo aver messo? Quanto potevo essere arrivato ad amarla alla fine di tutto? Oramai avevo capito da diverso tempo che l'istante in cui sarei riuscito a dare il lieto fine a Natsuki sarebbe stato anche quello in cui avrei dovuto dirle addio. Una parte di me addirittura è felice di non vederlo arrivare questo lieto fine. È felice di passare questi istanti con lei, queste giornate al suo fianco, anche se il mio cuore non potrà mai essere suo. Prima o poi la resa dei conti sarebbe arrivata. Quando mi svegliai quella mattina, capii subito che quello sarebbe stato un giorno diverso dagli altri. Non so il perché, ma era come se mi fossi svegliato ascoltando una voce. E anche se era identica alla sua, sapevo che non era stata Natsuki a svegliarmi. Riesco ancora a ricordare il tono leggermente più docile di quella ragazza che oramai un anno fa avevo finito per perdere davanti ai miei occhi. Fuyuki. In un anno dovevo avere recuperato abbastanza energie almeno per rientrare un momento nel nostro mondo per svegliarmi. Tutto questo potevo voler dire soltanto una cosa. L'ingranaggio del tempo in questo mondo era ormai giunto alla sua fine. Mi alzai senza svegliare la ragazza al mio fianco. Mi vestii e mi precipitai nella sala. Lì mi sedetti e attesi. Avanti. È aperto. Che strano. È come se tu sapessi che sarei venuto. Diciamo solo che sentivo che oggi sarebbe stato il giorno in cui lei avrebbe finalmente avuto il coraggio di venire qui. Se quel giorno di quasi un anno fa era riuscito a trovarci, era scontato volesse dire che sapeva dove abitavo. Mi chiedo solo perché lei ci abbia messo così tanto ad arrivare. Lei è qui? È in camera. Sta ancora dormendo, in fondo è presto. Dormite assieme allora? La mia bambina è cresciuta ormai.
Può stare tranquillo, non abbiamo fatto nulla di che. Ma piuttosto mi dica, perché qui? Perché adesso? Perché dopo ben un anno? Ragazzo, sai cosa vuol dire perdere l'amore della propria vita? Sai cosa vuol dire sentire di non avere più uno scopo? Dover andare avanti ma non avere le energie. Dover ogni giorno guardarsi allo specchio ma vedere solo il proprio fallimento. Quando ho colpito Natsuki e lei se n'è andata, ho vissuto la morte di Fuyuki una seconda volta. Nei giorni dopo ho cercato di avvicinarmi a lei, ma non la trovavo. Se mi fossi avvicinato a scuola avrei solo creato un altro scandalo. Quindi cercai di capire dove fosse finita. Seppi di te. E quel giorno mi trovai in giro insieme. Ero deciso a prenderla e riportarla da me. Ma quando vi vidi insieme, quando la vidi così sorridente, così felice, come non la vedevo da anni, mi ricordaste me e sua madre. Ci mettemmo insieme alla vostra stessa età. Era come guardare indietro nel tempo. Ma poi il viso di Natsuki appena mi vide, non lo dimenticherò mai. Quindi si è arreso così facilmente? Ha rinunciato a sua figlia in questo modo? Non rinunciai solo a lei. Rinunciai a tutto. Quella sera provai a suicidarmi. Non avevo più nulla al mondo. Natsuki stava benissimo, anche senza di me. Un fallito come me non era più una presenza necessaria. Lei non ha idea di come stia sua figlia. Lei non ha idea di quanto soffre nel silenzio, di quanto vorrebbe che lei tornasse quello di una volta, di quanto ha bisogno di una vera famiglia. Vorreste tirarmi un pugno? Non ti biasimo. Ed è inutile che tu mi dica così. So benissimo che lei lo vorrebbe. Me lo ripete più e più volte. Mi hai chiesto cosa ho fatto in questo anno? Come naturalmente potrei capire da solo, il mio tentativo di suicidio non è andato come speravo. Mi risvegliai in ospedale. A quanto pare non sono capace neanche di farla finita. Appena riuscii ad alzarmi dal letto, mi accompagnarono in un centro di riabilitazione. Qui ho imparato ad affrontare i miei demoni. Ho capito dove ho sbagliato e ora sono qui non per riprendere mia figlia, ma per chiederle di darmi un'ultima possibilità. Che egoismo. Lei sapeva dove abitavo dal primo minuto. Le costava molto mandare una lettera? Farle sapere come stava? Spiegarle cos'era successo? Ma no, 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 no. Ha lasciato che qualcun altro le stesse vicino tutto questo tempo, mentre lei cercava di riprendere la sua vita. E ora vuole un'altra possibilità. Lei non è nessuno per Natsuki. Nonostante tenga ancora lei, lei non ha alcun diritto, non dopo quello che le ha fatto. Attento a come parli. Tu non sai cosa voglia dire perdere qualcuno. Tu non sai. Oh, lei non ha idea. Lei non ha idea di quello che so. Dice che non so cosa vuol dire perdere qualcuno. Io ho perso tante persone a cui tenevo più e più volte senza che potessi far nulla per salvarle. Ancora oggi sto dedicando la mia intera esistenza al solo scopo di riuscire a dare il sorriso a una di loro. E lei, che non sa cosa vuol dire perdere davvero qualcuno. Lei, non io. Ragazzo, ma tu... Nonostante lei sia solo un egoista, nonostante lei non meriti nulla, sono disposto ad aiutarla a riallacciare i rapporti tra di voi. Poco fa ero preso dalla rabbia, ho sbagliato a dire che lei non sa che vuol dire perdere qualcuno. Lo sa benissimo. Ma a differenza mia, lei può ancora recuperare quel rapporto. Ragazzo, io ti ringrazio. Ti ringrazio per... Tu! Natsuki! Cosa ci fai?
fai qui? MC, perché l'hai fatto entrare? Calmati, è qui solamente per parlare. Piccola mia, so di aver sbagliato, ma sto cambiando. Mi stanno seguendo apposta per aiutarmi, quindi ti prego. Non voglio sentire nulla. Tu sei qui per portarmi via dalla mia felicità. MC, caccialo fuori. Natsuki parlava, sentivo che qualcosa non andava. I colori intorno a me iniziavano a sbiadire. Quella sensazione, sentivo di averla già provata prima. Era simile a quando Fuyuki entrava nel nostro mondo, ma allo stesso tempo diversa. Era come se si stesse per aprire uno squarcio dinanzi a me. Lo hai sempre fatto. Mi hai portato via tutto. Non ero mai stata abbastanza per te e non ti lascerò portarmi via anche questo. Il tempo si era bloccato. Potevo vederlo. Era davvero uno squarcio. Prendeva totalmente il corpo di Natsuki, come se la ragazza fosse spaccata in due. Non servivano spiegazioni. Sapevo esattamente cosa dovevo fare. Era il momento di concludere questa storia e finalmente raggiungere il finale. No, non ti lascerò portare via la mia felicità. MC, questo è l'unico posto in cui posso essere felice. MC, tu non sei più nessuno per me. MC, svegliati. Mi risvegliai di colpo. Dove mi trovavo? Intorno a me c'era il buio. Per un secondo pensai di non aver aperto gli occhi, ma no, non era così. Non era buio che mi circondava. Ero immerso nel nero, come se fossi scivolato dentro una tavolozza solo con quel colore. Ma guardandomi davanti mi si riempì il cuore a vedere che in mezzo a tutta quell'oscurità c'erano due occhi azzurri che mi fissavano preoccupati. Chi? Sei davvero tu? Abbracciai la ragazza. Era da un anno che non la vedevo e il mio cuore aveva bisogno di sentirla accanto a me. Ma l'abbraccio durò pochissimo. Le mie orecchie sentirono qualcosa in lontananza avvicinarsi. Mi girai cercando capire che cosa fosse, ma Fuyuki me lo indicò. Era un gigantesco uragano che si stava avvicinando con fare minaccioso. Già potevo udire il rumore del vento e dei fulmini e della tempesta che stava portando con sé. Siamo nel cuore di Natsuki e quell'uragano è proprio lei. A quanto pare non era esatto quello che ti ho detto l'ultima volta. La corruzione ha preso Natsuki in maniera diversa dalle altre ragazze. Invece di crearne una copia che incarnasse il malessere di Monica, ha colpito direttamente Natsuki, annidandosi nel suo animo. In questo anno è cresciuta attendendo il momento esatto per scatenarsi e a quanto pare farle incontrare il padre l'ha lasciata scoperta. E ha preso la forma di un uragano? Sì, questa corruzione non ha forma, non ha nemmeno uno scopo. Vuole solo distruggere tutto quello che Natsuki ha nel cuore, per farle perdere ogni modo di amare qualcuno. Prima questo posto era molto diverso, ma come vedi ormai, non è rimasta che una cosa nel suo cuore a farla rimanere in sé. Tu, vero? Sì. Io ho dentro l'amore che prova per te, l'amore che prova per suo padre e... Tu hai anche l'amore che prova verso sua madre, vero? Quindi lo avevi capito? Solo di recente. Da quando ho iniziato a rivivere ogni notte i suoi ricordi, ho capito che tu dovevi essere qualcosa di più che una manifestazione delle sue debolezze. In fondo hai scelto di prendere il nome della madre, e nel nostro mondo hai un aspetto molto simile al suo. Non poteva essere un caso. Sì, in questo caso Monica, senza volerlo, ha protetto Natsuki da se stessa. Io sono l'ultimo baluardo che la separa dal perdere completamente se stessa. Se non ci fossi stata io, avresti notato il suo cambiamento.
Ma allora, Fuyuki, cosa dobbiamo fare? MC, non c'è che una cosa da fare. Quindi, è così che finisce. Una cosa che non sarebbe mai nemmeno dovuta cominciare. Questo è un triste scherzo del destino, vero? Alla fine, quindi, dovrò vivere lo stesso che ha vissuto Naraku. Dovrò anche io sacrificare chi amo per... No, MC. Io non morirò. Tornerò ad essere quello che è giusto che sia. Tornerò ad essere tutt'uno con Natsuki. Una volta insieme, cancelleremo la corruzione. Ma... allo stesso tempo non ci sarà più speranza di vederti. E non dire che ti vedrò in Natsuki. Tu sai cosa è successo con Sayori. Sai che non sarà così. MC, la sofferenza è parte stessa dell'amore. Non devi avere paura di soffrire. Devi combattere e vincere le emozioni negative. Devi affrontarle e usarle per diventare forte e andare avanti. Anche se la mia storia finirà oggi, continuerà a vivere nella tua di storia. E puoi stare tranquillo che la tua storia non finirà adesso. Allora, dammi la tua mano. Se davvero devo assistere alla fine della tua storia, allora fino all'ultimo istante voglio starti vicino e non abbandonarti. Eccoci. Natsuki è al centro di questo uragano. Come cavolo possiamo avanzare? Riesco a malapena a stare in piedi con tutto questo vento. Parlale. Qui siamo nel suo cuore. Parla a Natsuki. Fa che riesca a entrare in risonanza con me, in modo da aprire un varco. Parlarle? Natsuki! Riesci a sentirmi? Sono io! MC! MC! Perché sei qui? Ormai non ho più nulla. Mio padre mi toglierà anche l'ultima cosa a cui tengo. Io sono come lui, un inutile egoista. Scema! Cosa fai? Ti arrendi? Non è da te. La Natsuki che conosco non si arrenderebbe mai solo perché suo padre appare un giorno davanti a lei. Né avrebbe paura di lui. Come posso non avere paura? Non voglio perderti. Ho già perso tutto. La mia famiglia. Tutto. Ma cosa stai dicendo? Tu non hai perso niente. Tua madre potrà non essere più al tuo fianco, ma è sempre qui, nel tuo cuore. Dobbiamo solo fermare questa tempesta e capirai tutto. No, tutto quello che ho vicino finisce per abbandonarmi. Anche te prima o poi ti stancherai di me. E allora non avrò più nulla. Non è vero. Nessuno ti ha abbandonato. E tuo padre, beh, lui ne è la prova. Non lo hai mai voluto ascoltare, ma sai, è andato in riabilitazione dopo aver provato a farla finita. La tua perdita lo ha completamente distrutto. Nonostante il suo egoismo, è tornato da te oggi proprio perché ci tiene a te. Non vuole perderti. E Natsuki, nemmeno io lo voglio. Te l'ho promesso, no? Ti proteggerò per sempre, qualsiasi cosa accada. Ma se ti perdessi? Se un giorno non fossi più vicino a me? Natsuki, tutti noi durante la nostra vita perdiamo qualcuno. E più andiamo avanti, più persone finiremo per perdere. Io, ad esempio, ne ho perse più di quanto tu possa immaginare. Io ti ho persa, Natsuki. Ti ho vista morire tantissime volte, cancellata da qualcuno che non aveva mai amato nessuno. Ho visto morire anche le altre, Sayori, Yuri, più e più volte senza poter far nulla. Ma questa volta, non importa se il vento dovesse distruggere il mio corpo, non importa quali dolori dovrò patire. MC,
Che stai facendo? Se vai avanti senza che apra un varco, questo vento ti distruggerà, anche se siamo in questo posto. Finirai per venire. Non preoccuparti. Queste ferite, questo dolore, non è nulla in confronto a quello che state provando voi due. Nulla può fermarmi, non questa volta. È tutto nelle mie mani. Io riuscirò a fermare la tempesta. Io riuscirò a salvare il tuo cuore. Io riuscirò a salvarvi tutte. Ma per farlo, Natsuki, ho bisogno anche del tuo aiuto. MC, il tuo corpo, quelle ferite. Non è nulla. L'importante è che sono qui. Ora però dobbiamo fermare questa tempesta. MC, il tuo corpo, quelle ferite. Quindi alla fine eccoci di nuovo qui. Questo è un addio definitivo, vero? Chi lo sa? In fondo noi siamo solo un insieme di uno e di zero. Magari potremo rincontrarci ancora. Bugiarda, smettila di fingere di essere forte. Guarda che lo vedo che stai piangendo, stupido. Io avrei avuto solo una possibilità, MC. Si vede che sono stata generata da Monica. Come lei non ne ha mai avuta una. Non parlare, sciocchino. Sai, il programmatore di questo gioco è proprio un cane. Ti ha dato così poco screen time. Però, che rimanga tra noi, la tua route senza dubbio è l'unica che vorrei ripetere. Stupido. Promettimi che non mi dimenticherai. Lo giuro. E sta attento. Anche se salverai Natsuki, rimane ancora un pericolo enorme che dovrai superare. Di cosa stai parlando? La corruzione di Yuri. Lei è diversa da me. È diversa da quella di Sayori. Promettimi che starai attento. Per chi mi hai preso? Posso superare qualsiasi avversità. Dovresti saperlo ormai. Addio, MC. Grazie. Grazie a te ho potuto sognare una vita. In questo anno dentro Natsuki immaginavo ogni volta di essere io al suo posto. Immaginavo il nostro futuro. Immaginavo la nostra felicità. Ma in fondo, che siamo noi se non illusioni? Fuyuki, giuro che non ti dimenticherò mai. Io ti amerò per sempre, te lo giuro. Stupido, fino all'ultimo sei solo capace di far piangere le ragazze. Natsuki, ascoltami. Chi sei? Mamma? Sei tu? Sono io, Natsuki. Chiudi gli occhi e non avere paura. Tutto si risolverà. Lascia andare le paure. Lascia andare i tuoi timori. Ricorda chi ami. Ricorda cosa hanno fatto per te. Natsuki, senti, domani al lavoro è la giornata padre-figlio. So che non è un buon momento, ma che ne dici di venire con me? Sarai felice di far vedere a tutti la mia carinissima figlia. So che ti manca tua madre, manca ad entrambi. Ma ricorda, ci sono io qui con te. Ci sarò sempre e ti proteggerò.
Dopo il lavoro possiamo anche andare a comprare un gelato, che dici? Un gelato alla menta e scaglie di cioccolato? Un gelato come preferisci. Voglio solo il meglio per te, Natsuki. Papà! MC, anche in questo istante prima di sparire, penso a te. Quanto avrei voluto avere più tempo. Anche solo un altro momento al tuo fianco. Io... scusatemi. Hai ragione, Natsuki. Sono stato un pessimo padre. Non ho alcun diritto di chiederti nulla. Ragazzo, accetta però questo. È l'anello di matrimonio che indossava tua madre. È l'ultimo ricordo che ho di lei. Quando sarà il momento, ti prego di usarlo. In modo che Fuyuki possa sempre vegliare su di voi. Io ora sparirò dalle vostre vite. Addio. Ah, aspetta. Quell'anello... davvero vuoi lasciarcelo? Apparteneva a tua madre. È giusto lo abbi tu. Tu... non ti sei mai separato da quell'anello. Anche quando abbiamo avuto problemi economici, ti sei sempre rifiutato di venderlo. È la cosa più importante che hai? E me lo lasceresti così? Quest'anello è solo un oggetto. Ci ho messo tanto, troppo a capirlo. Ma Fuyuki sarà sempre dentro di me. Devo imparare a voltare pagina o non andrò mai avanti. E poi ho capito anche che la cosa più importante per me era sempre stata davanti ai miei occhi. Ma non sono stato in grado di proteggerla. Tu hai sofferto molto. Per tutti questi anni eri solo... io non ho mai capito davvero cosa stavi passando. No, Natsuki. Non è stata colpa tua. Sono io ad aver sbagliato tutto. Papà, io non posso tornare da te. La mia vita ora è qui. Sì, lo capisco. Però, se davvero sei cambiato... se davvero tieni a me come una volta, posso almeno provare a stare da te ogni tanto, a riallacciare il nostro rapporto. Hai tu la dose di colpa, ma anche io ho fatto tanti errori. Natsuki, non piangere. Papà, scusami. No, scusami te, di tutto. E così era finita quella guerra nel cuore di Natsuki. Dopo quella volta, pian piano i rapporti tra lei e suo padre iniziarono a riallacciarsi. Ogni tanto passava un fine settimana da lui e pian pianino anche egli iniziò a venire a trovarci. Ero riuscito a ottenere il finale che volevo. Ora dovevo solo aspettare la sua chiamata. Non mi illudevo, sapevo benissimo sarebbe arrivata presto. Com'era stato per quella giornata, lo capii sin da quella mattina che quel giorno sarebbe finito tutto quanto. In fondo, il festival estivo era alle porte. E noi del club di letteratura avevamo da portare una poesia a testa. MC, riguardo la poesia, posso recitartela? Vorrei sapere che ne pensi. La poesia? Certo, Natsuki. Quello che sento sia giusto. C'è una voce dentro la testa di ognuno. Ti aiuta a prendere decisioni speciali. A cosa serve averla nella tua testa? Ti aiuta a decidere cosa è giusto. A volte le cose vanno di male in peggio. La tua vita assomiglia a un poema senza un verso. Sei bloccato senza scelta, senza sapere dove andare. In quel caso, devi scegliere quello che è giusto. Nessuno ha sempre ragione, non importa quanto è sveglio. Sapere cosa è giusto viene anche dal cuore. Quel che a te sembra giusto, magari per un altro è sbagliato. Ma va bene, fino a che sembra giusto a te. E se nulla sembra giusto?
A volte ti sentirai in quel modo nella notte profonda, ma non dovrai cercare molto per sapere la risposta, perché alla fine saprai cosa è giusto per te. Alla fine io so cosa sento sia giusto. Mi importa cosa sento sia giusto per me, e quella è l'unica cosa importante. Il mondo ha uno strano senso dell'umorismo, però ho capito il messaggio. Eh? Non parlare come Yuri, Bakakon. Ci vediamo domani al festival, allora? Sì, Natsuki. Ci vedremo domani. MC! Quasi dimenticavo. Ti amo, MC. Grazie a te, la mia vita è diventata finalmente luminosa. Grazie di tutto.
Oh, complimenti. Ci sei riuscito alla fine. Scommetto che adesso ti arrabbierai con me per quel piccolo scherzetto che ti ho fatto alla memoria. Però, ora ricordi tutto, vero? Fuyuki. Naraku, ti prego. Dimmi che puoi fare qualcosa per lei. Oh, a quanto pare hai scelto la tua route? Beh, potrei provarci. O almeno potrò farlo quando ritroverò i suoi file. Sai, avevo già pensato di farti questo regalo quando sarebbe finito tutto. Ma a quanto pare qualcuno ha già preso i dati di quel piccolo fiocco di neve. Cosa? Ma chi? Chi? Ma mi pare ovvio. Lei stessa ti aveva avvisato, MC. Ma, bando alle ciance, vogliamo cominciare? Questa è l'ultima route che ti manca. E per questo gran finale dovrai salvare ben due ragazze. Sei pronto? Povera, povera Fuyuki. Il tuo sogno d'amore. Ti sei sacrificata per esso, eh? Che stupida. Sia te che quell'inutile macchietta di Sayori. Siamo nate come incarnazione delle ossessioni, del male dentro gli uomini. E vi siete fatte soggiocare, sconfiggere o ammaliare dall'amore. Dovevate usarlo come arma. Ma io sono diversa da voi. MC, MC, MC! So già che mi innamorerò pazzamente del tuo corpo senza vita.